Ma guardi, posso dirle che la prima giornata, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico, ha retto molto bene, a parte alcuni piccolissimi problemini, per il resto ha retto molto bene, quindi la cosa è stata sicuramente positiva. Credo che bisogna ancora chiedere ai nostri cittadini di fare un supplemento di sforzo in questi giorni, cercare di mantenere e rispettare le regole perché è l'unico sistema per evitare che si possano creare dei problemi. Bisogna cercare di essere molto rispettosi per evitare di dover incorrere in qualche altra restrizione. Noi penso che la nostra gente abbia bisogno di sentirsi non oppressa, ha bisogno di, per cui deve essere a sua volta in grado di regolamentarsi. Diciamo che è uno sicuramente dei sistemi, perché altrimenti non è compatibile il numero delle persone che rientra a scuola con il 50% soltanto degli utilizzi. È uno dei sistemi. Per oggi è andato bene, spero che anche nei prossimi giorni possa andare in egual misura. Sicuramente quello dello scaglionamento è sempre stata una proposta che come Regione abbiamo avanzato.